Ciao bambini, come state? Finalmente possiamo uscire, andare in giro e vedere tutte quelle cose che non vedevamo da tanto tempo. E io sono così, così felice di salutare gli alberi e di rivedere tutto quello che c'è nella nostra... Guardate, io me la porto sempre dietro, la nostra meravigliosa amica Terra. Lo so che questa è una terra gonfiabile, però me la porto dietro, così quando posso gioco con lei e mi ricordo che anche se lei è piccolina è come la terra, grande, grande, piena di cose bellissime. Anche se questo periodo devo dire è stato un po' noioso e stare a casa così tanto non mi piaceva, sono contenta che la scuola è finita. No, non perché non mi piace la scuola, a me piace stare tantissimo con i miei amici, ma non mi piaceva fare questa scuola, chiusi dentro casa con il computer, magari mentre mamma e papà lavoravano. Invece adesso posso uscire, andare ai parchetti, si può iniziare ad andare al mare. E ho pensato a quando ci siamo conosciuti, mi è girata l'elica. E ho pensato che sarebbe bellissimo rivedere i nostri più bei momenti insieme. Vi ricordate la prima volta che ci siamo conosciuti? Cosa vi avevo detto? Ciao bambini, io mi chiamo Gaia e in questo periodo dovevo essere a teatro a farvi conoscere le mie avventure. Però, come sapete, è avvenuto un brutto pasticcio. Allora ho pensato, i bambini non possono andare da Gaia? Ma Gaia può andare dai bambini per creare delle avventure nuove insieme. E in questo periodo in cui un po' ci annoiamo a casa, possiamo passare un po' di tempo costruendo dei piccoli giochi, divertendoci con delle cose che troviamo nei nostri cassetti, nelle nostre cucine, per passare un pochino il tempo insieme. Ci state? Proviamo? E quindi è così che è nata Gaia. Io dovevo essere a teatro, ma prima o poi ci andrò a teatro, e ci vedremo di persona. Spero tanto di potervi conoscere tutti. Però da questa avventura sono nati tutti i nostri piccoli amici, i nostri lavoretti fatti insieme. Ve li ricordate? Vi ricordate qual è il primo lavoretto che abbiamo fatto insieme? No. Guardate, lo tiro fuori dalla mia borsa. Ecco il mio piccolo salvadanaio prezioso. E qui dentro c'è una cosa da cui non vi separerò mai, perché è il primo lavoretto che abbiamo fatto insieme. Guardate, vediamo se intanto vi viene in mente. Lo apro e vediamo chi fa cucù da questo borsellino. Il mio piccolo amico Topino, il primo lavoretto che abbiamo fatto insieme. E questo è un lavoretto che rispetta tanto la nostra amica Terra, perché è fatto con un piccolo guscio di noce. Vi ricordate come l'avevamo costruito? Ciao amici, eccoci insieme per la nostra prima avventura. E per questa prima avventura ho pensato di costruire un piccolo amico, questo grazioso topolino. Siete pronti? Vediamo insieme cosa ci serve per crearlo. Per fare i nostri amici topolini ci serviranno dei gusci di noce, magari vi fate aiutare da mamma e papà per dividerli in due parti e per svuotarli, un pennarello nero, delle forbici, della colla vinilica e del panno Lenci. Se non avete il panno Lenci potrete usare del cartoncino e se non avete il cartoncino colorato potrete usare della semplice carta che colorerete come volete voi. Ecco, adesso andiamo a tagliare un piccolo pezzo di panno Lenci. Io, come potete vedere, l'avevo già ritagliato. E da qui tagliamo una striscetta che andrà ad essere la codina del mio topolino. Ecco, l'accorcio un pochino. E voilà, la prima codina è pronta. Dopodiché prenderò un altro pezzo di panno Lenci, lo posso mettere, vedete, uno sopra l'altro, così più facilmente taglierò le due parti e taglierò le mie orecchiette.
avendo messo per un pezzo sopra l'altro, le orecchiette saranno doppie, quindi poi dovrete dividerle in due parti, come sto facendo io. Ecco fatto! Le due orecchiette sono pronte, quindi per il primo topolino, orecchiette e codino fatte! Prendendo semplicemente altri colori oltre al celeste, potrete fare anche un topolino rosa e un topolino nero. Inoltre, se volete, come sto facendo io, potrete fare dei piccoli dettagli. Volete fare delle orecchie più carine, abbellirle, farle l'interno rosa? Ecco, sto preparando proprio questo, l'interno delle orecchiette. Faccio dei piccoli altri cerchietti con dell'altro panolenci, il ritaglio, eccoli qua, li taglio nuovamente in due parti ed ecco pronto l'interno delle nostre orecchiette. Ora prendo il primo guscio di noce e andrò a fare la faccina del mio topolino. Ecco qui un bel nasetto nero 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 per il nostro topolino. Ed ora i due occhietti. Prima uno e dopo l'altro. Ed ecco il nostro piccolo amico che sta prendendo forma. E facciamo la stessa cosa anche per gli altri gusci di noce, ovviamente. Una volta fatte tutte le faccine, mettiamo un po' di colla dietro al guscio di noce e ci appiccichiamo la codina. Ecco qua! Sta prendendo forma il nostro primo topolino. Eccolo! Ed ora mancano le orecchiette. Mettiamo un po' di colla anche dietro alle orecchiette. Qui ne abbiamo messa un po' troppa, quindi la mettiamo anche sull'altra orecchietta. Abbiamo fatto un pochino un pasticcio, ma adesso piano piano lo ripuliamo al nostro piccolo amico. Eccolo il topolino, è il nostro primo topolino. Siamo stati davvero bravi, eh? Eccolo qua, gli facciamo un po' di spazio, eccolo, gli è arrivato. Ecco anche il secondo piccolo amico, questa volta però ho deciso di aggiungere anche l'interno delle orecchiette. Attenzione, non mettete tanta colla come me, mettete un pochino di colla, ecco, ne ho tolta un pochino l'eccesso e potete appiccicare sugli orecchie la parte interna, così il topolino diventerà sicuramente più grazioso. Ed ora appiccichiamo anche l'altra orecchietta. Ecco, vedete come è più bello il topolino nei suoi dettagli? Ed ora appiccichiamo anche l'ultima orecchietta sul topolino nero. Ecco qua, nuovamente un altro piccolo dettaglio per renderlo ancora più bello. Ecco. Ed ecco anche il nostro topino nero. Sono graziosi tutti e tre insieme, vero? Ma quanto sono graziosi i nostri piccoli amici! E a voi come sono venuti? Anche Topino ama tantissimo la terra e lui gira di qua e di là a conoscere il mondo e a conoscere magari tutti i suoi piccoli altri amici topini, vedete? Quando si gira il mondo si conoscono tante persone meravigliose e si scoprono tante cose incredibili. È la nostra casa il mondo, per questo bisogna proteggerlo. Non vedo l'ora di vedere insieme a voi e di ricordare insieme a voi tutte le cose magnifiche che abbiamo fatto in questo periodo. E ne abbiamo fatte davvero tante insieme, vi ricordate? Sono talmente tanti che abbiamo solo l'imbarazzo della scelta.
perché anche nei momenti un po' più antipatici possiamo trovare sempre qualcosa di bello. Quindi mi raccomando, uscite, divertitevi, godetevi il bellissimo sole che finalmente possiamo assaporare. Ma se avete un po' di tristezza oppure c'è un po' di pioggia, tornate a casa e andate a vedere Gaia e il suo riciclo creativo su YouTube. Lì potrete trovare un sacco di lavoretti per passare il tempo, ovviamente rigorosamente ecologici, cioè rispettosi della nostra amica Terra. Io vi aspetto lì. Fatemi sapere qual è il lavoretto che più vi piace mettendo un like, oppure seguite il mio canale, perché la verità è che più siamo, meglio è.